Benvenuti a tutti e bentrovati ad un'altra puntata di Cesarini TV, il nostro consueto viaggio attraverso le cucine di tutta Italia. Oggi, come già vi abbiamo annunciato ieri, abbiamo la puntata nostra dedicata alle battle, dove mettiamo a confronto due ricette. Quindi sintonizzatevi, intanto aspettiamo che tutti voi vi colleghiate. Mentre vi collegate, presentiamo subito le Cesarine di oggi e le due ricette in questione. E noi, come sapete, nella Battle cerchiamo di mettere al confronto due ricette tendenzialmente simili, ma che culturalmente e anche a livello tecnico appartengono a due realtà differenti. Quindi presentiamo le due ricette di oggi e andiamo prima in Puglia da Juanita. Ciao Juanita, ben trovata. Ben trovata a te e a tutti coloro che ci stanno seguendo. Io sono Juanita, sono cesarina da 18 anni, sono cesarina pugliese e questa sera, giustamente, presenterò la focaccia barese. Ottimo, mi sembra doveroso. Tra l'altro 18 anni sono tantissimi. Invece adesso andiamo anche a presentare l'altra cesarina di oggi. Ciao Cristina, benvenuta direttamente da Recco. Ciao, no, in realtà non sono da Lecco, sono da Cecina, tu mi dicevi di No, la nuovo. ricetta, No, scusami, è diciamo da così, la Recco. ricetta Sì, è sì. ligure, perché io di origine sono spezzina e quindi è una ricetta americana e mi piaceva proporla. Comunque sono una cesarina da poco tempo, da 2 anni, e niente, vi proporrò questa ricetta di questa focaccia formaggio. Ottimo Cristina, già ho la collina in bocca. Adesso andiamo subito da Juanita per gli ingredienti, quindi torniamo in Puglia. Ingredienti semplici, come tutta la cucina della tradizione pugliese, partiamo da farina. Inizialmente la focaccia barese nasce con la semola rimacinata di grano duro, però io poi ho preferito inserire anche un pochettino di farina zero. Acqua, lievito di birra fresco, sale, zucchero per stimolare un attimino di più la lievitazione, olio d'oliva, origano, olive all'acqua, che sono tipiche della zona del Barese, e poi pomodorini freschi rossi. E stop, nient'altro. Ottimo, prima di cominciare ad entrare nel tecnico, torniamo da Cristina per gli ingredienti invece della focaccia. Sono ingredienti molto semplici, come quasi tutte le torte salate e liquidi. C'è la classica pasta matta o pasta sciocca, come viene chiamata in alcuni posti. Comunque c'è 250 g di farina manitoba o comunque molto, molto forte, 3 g di sale, e 20 g di olio di semi nell'impasto, meglio semi per l'elasticità della pasta che dovrà risultare molto elastica, e 150 g di acqua tiepida. Viene impastata, lavorata e poi c'è una tecnica che vi farò vedere per far uscire la massa glutinica al meglio, perché è una pasta che poi dovrà riposare molto e deve essere molto elastica. Ottimo, E poi grazie. stracchino, scusa, parte importante, lo stracchino lo conosce il SEA, ma io uso lo stracchino che qua trovo più facilmente. Basta. No, era ottimo, Cristina, perché l'ultimo dettaglio era È dai più importante. importanti. Assolutamente. Torniamo da Juanita che cominciamo invece ad entrare nella ricetta. Sì, Filippo, io mi sono portata un attimino avanti e ho messo l'impasto lievitato già nella teglia. Teglia che ho rivestito con carta forno, perché in realtà la focaccia barese richiede la cottura nella teglia o di ferro, in questo caso l'alluminio, con abbondante olio di oliva. Siccome ormai tutti ci teniamo alla linea, allora la carta forno mi aiuta a inserire meno olio sul forno, ma in realtà deve galleggiare l'impasto della focaccia. E perciò io ho fatto lievitare, è una cosa che adesso dopo prepareremo insieme l'impasto, ho fatto lievitare, ho inserito nella teglia, ho steso con i polpastrelli, ma lo vedremo successivamente. E adesso vado ad inserire i pomodori, che devono essere pomodori rossi. Gli do un piccolo taglio e poi con le mani vado a schiacciare un po' il pomodoro e l'acqua del pomodoro deve anch'essa cadere sulla focaccia. Perciò questo è abbastanza veloce sia come procedimento, diciamo, per andarlo a condire,
sia, si fa tutto con le mani, non è che non si usano i coltelli che chissà per quale motivo particolare, è che la focaccia barese si condisce e si prepara in questo modo. Perciò tutto a mano, proprio perché col coltello affettando il pomodoro non sarebbe più focaccia barese, e perché in questo modo riusciamo a tirare fuori un po' di succo di pomodoro che va a condire in realtà la focaccia. Una volta che ho fatto questo, vado ad inserire, vedete, io strappo, poi i pomodori rossi, più rossi sono, meglio è. Vado a inserire delle olive in acqua, che sono tipiche di questa zona. Naturalmente si possono inserire, per chi non è della zona, può inserire anche altri tipi di olive, però la ricetta è olive in acqua. Abbondante origano fresco e poi a chiudere, un attimino che mi pulisco le mani dall'origano, si fa un miscuglio di acqua ed olio, si versa sulla focaccia in questo modo. Naturalmente io, Filippo, stasera sto preparando, sì, perché a Bari esistono due tipi, adesso inserendo il sale, un pochettino di sale, due tipi di focaccia. La focaccia questa, tradizionale, che vi farò vedere, eccetera, eccetera, che è bassa, e poi esiste la focaccia invece più alta, dove all'interno si mette dell'impasto una patata lessa, piccolina. È un procedimento un attimino diverso. Per la cottura si procede in questo modo: temperatura massima, forno statico. Vado ad appoggiare per i primi 15 minuti la focaccia sulla base del forno. Passati 15 minuti andrò a posizionare la focaccia un attimino più alto e metterò per soli 5 minuti la modalità grill e la focaccia è pronta. Grazie Juanita, ottimo. Tra l'altro, prima di andare avanti, ricordo a tutti, se vi piace quello che state vedendo, oggi addirittura due ricette, condividete il video. Allora Juanita, torniamo da te a brevissimo, quando cominceremo a vedere l'impasto, quindi non preoccupatevi se non vi ho dato la ricetta, che adesso la vedremo nel dettaglio. Torniamo da Cristina invece e parliamo dell'impasto della focaccia L'impasto. Allora, diretta. io sono portata avanti, ho cominciato a impastare. Ovviamente ho un panetto già pronto per la stesura, perché più si posa, più la pasta diventa elastica. Una volta impastato questo panetto, deve essere lavorato molto bene. E io la chiamo il mio sistema antistress, perché quando faccio questo impasto poi va battuto nel banco, in questo modo, per far uscire il glutine, fino ad ottenere una massa molto omogenea e molto liscia. E questo è il risultato. Non so se si vede bene. Si vede? Sì, si vede perfettamente. Perfetto. Ora mi sono portata avanti con la stesura del primo strato. Si prende una teglia, si mette l'olio d'oliva in questo caso, bello abbondante. Poi si stende molto sottilmente, tipo un velo, è quasi trasparente. Anche se si rompe non è un problema. Bisogna metterlo in questo modo. Così. E si può cominciare a farcire con lo stracchino. Allora, praticamente risulta così. Vedete? Bello aderente. Con una forbicina stagliamo, prima di inserire lo stracchino, tagliamo i bordi. Io uso la forbicina perché mi torna meglio. Questi bordi si possono utilizzare poi in forno con un po' d'olio e un po' di sale per fare dei cracker, che vengono buonissimi tra le altre cose. E quindi ora poi lo faccio tutto con calma. Inserisco lo stracchino a piccoli fiocchetti, in questo modo su tutta la superficie della teglia rivestita con la pasta. Così. In questo modo.
Dopodiché ci metto un filino di sale, così, lo stracchino come quantitativo più o meno una confezione da 250 grammi. E va utilizzato tutto. Ovviamente più ne mettiamo, più formaggio troviamo, logico. E poi torniamo a dopo, poi faccio vedere la stesura della copertura di questa focaccia, perché poi c'è un sistema molto particolare prima di infornarla. Allora passo un'altra volta alla linea Paolita. Tanto sì, torniamo subito da Juanita. Permettere un secondo la linea. Tanto mentre Grazie. Cristina va avanti, Juanita, torniamo a te per vedere l'impasto, così diamo anche le dosi. Grazie Cristina. Allora, abbiamo parlato di due farine. Abbiamo 180 grammi di farina di semola rimacinata di grano duro e 120 grammi di farina zero. Io adesso precedentemente le ho anche setacciate, perché sarebbe un buon consiglio quello di setacciare tutte le farine, sia quelle, insomma, sia le semole che le farine per dolci, o in questo caso la farina zero. Vado, ho setacciato la farina, prendo due bicchieri e vado ad inserire in un bicchiere, mi sposto un attimo così, vado ad inserire in un bicchiere un cucchiaino di sale. Invece in questo altro bicchiere ci vado a mettere dagli 8 ai 10 grammi di lievito di birra fresco. 8-10 grammi se ho poco tempo, cioè se voglio una focaccia in 45 minuti. In realtà se voglio una focaccia mi posso dedicare ed avere un po' più tempo a disposizione, posso metterne 3-4 grammi e impastarla già la mattina, perciò metterla a lievitare anche in frigo. Così anche la sera precedente, se io la voglio fare addirittura 24 ore prima, sempre pochissimo lievito di birra, stesso procedimento, la metto a riposare in frigo e poi 2 ore prima inizio insomma, a lavorarla. Prendo 200 ml di acqua tiepida e vado a inserire un po' nel bicchiere dove ho messo il lievito e un pochettino dove ho messo il sale. Dove ho messo il lievito, vado ad aggiungere anche un cucchiaino di zucchero. Questo serve per aiutare e stimolare la lievitazione. Di solito quando faccio i lievitati e metto a sciogliere e utilizzo il lievito di birra, lo lascio riposare anche 5 minuti, 5-10 minuti. In superficie fa una spumetta ed è tutto a beneficio poi del lievitato. In questo modo adesso prendo la mia ciotola e vado ad inserire prima circa 2 cucchiai di olio d'oliva. Vado ad inserire la mia acqua, i miei 200 ml di acqua con un cucchiaino di zucchero e inizio a mescolare. Questo è l'impasto senza la patata. E poi vado anche ad inserire l'acqua dove ho sciolto, sempre rientra sempre nei 200 ml, l'acqua dove ho sciolto un cucchiaino di sale. Mi diverto ad impastare. Una volta che ho impastato, diciamo, reso omogeneo questo impasto, lo andrò a coprire con della farò un girino d'olio. E andrò a coprire con della pellicola e metterò a riposare 20 minuti. 20 minuti perché ho scelto la lievitazione veloce per questa sera. Altrimenti, come dicevo prima, se vogliamo utilizzare meno lievito, vado a coprire con il cellofan e metto in frigo e farò una lievitazione lunga. Adesso olio di gomito. Si potrebbe fare anche con le mani, a impastare con le mani, però dovrei poi sentarmi per andarmela a lavare. Naturalmente, più la lavoriamo e più facciamo altro che inserire aria nell'impasto, che è a beneficio di tutti i lievitati, e andiamo anche a svegliare le glutine.
Ottimo, Vanita, intanto torniamo mentre vai avanti con l'impasto, un attimo da Cristina. Quindi torniamo a Cecina, se lo dico correttamente come pronuncia. Senti Cristina correttamente? Sì, io sì. Ti sento. Allora, abbiamo messo lo stracchino a fiocchetti nella prima base con il sale. Abbiamo due. Ora facciamo la copertura. Allora, vedete come diventa morbida dopo il riposo questa pasta? È molto, molto morbida. Si dà una prima stesura con il mattarello e poi si passa con le mani. Ecco, così. E ora cominciamo allargando in questo modo con le mani, quasi a fare un velo. Vedi? Viene fuori quasi praticamente trasparente. Vede con la mano così. A questo punto si copre la teglia della focaccia, faccio vedere in diretta, così porto avanti, ecco. Così a coprire per benino tutto il in questo modo. Ora cosa faccio? La parte finale oppure c'è un altro passaggio? Perché la parte finale ci siamo quasi. Abbiamo detto si taglia la parte in eccesso. Ottimi cracker fatti in casa, una meraviglia. Poi praticamente con i polpastrelli si gira intorno alla copertura in modo che non fuoriesca il formaggio. Dopodiché li fuori dalla teglia e si mettono sopra il tutto in questo modo. Se ci sono domande, fatele pure. Ecco. Tanto sì, anche la Cesarina Cristina ve lo dice, quindi fate tutte le domande del caso. Viene fuori in questo modo. Si vede bene? Sì, perfettamente. Tra l'altro, Ok. Cristina, finché sia da te, poi dopo lo chiedo anche a Juanita, se puoi Sì. fare un Perfetto. breve recap degli ingredienti per l'impasto. Allora, partiamo dalla faccia, che è importantissima, è uno stracchino. Formaggio molle, deve essere stracchino, non tanto formaggio perché sennò il risultato è differente. E, stracchino 250 grammi. Poi per l'impasto usiamo 250 grammi di farina manitoba, 150 grammi di acqua tiepida, 3 grammi di sale fino e un 20 grammi d'olio di semi. Si impasta energicamente e si sbatte proprio, si batte nel piano di lavoro l'impasto fino ad ottenere una massa molto liscia e omogenea. Si mette con la pellicola il frigorifero e più sta in frigo meglio è, almeno un paio d'ore, secondo me è il tempo minimo di posa. Dopodiché si stende. Molto sottile e si fanno solo due strati, contrariamente alla torta pasqualina che ci vogliono molti strati sia nella base che nella copertura. L'impasto è lo stesso, però la procedura ovviamente è differente. Facciamo il prossimo passaggio, continuo. Direi che andiamo un attimo da Juanita, ottimo Cristina, come le nostre cesarine tengono i tempi. Ormai anche meglio di me. Juanita, a che punto siamo invece qua? Raccontaci. Allora, l'impasto è pronto, è abbastanza elastico. Adesso gli faccio un girino d'olio e inserirò la pellicola. Un girino d'olio serve per tenere l'impasto tutto insieme e eventualmente per non farlo seccare. Eccolo qui. Non so se si vede. Bello, è una pallina adesso. Vado a coprire con la mia pellicola. E ripeto gli ingredienti. Allora, stiamo parlando di focaccia barese, quella bassa, che solitamente si cuoce nella pentola di ferro con abbondante olio d'oliva. Io oggi sto usando una
il foglio di carta forno con un girino di olio sopra, giusto perché insomma cerchiamo di farci del male il meno possibile. Non è vero, è buonissimo, unta d'olio. Le farine che si utilizzano sono 180 grammi di semola rimacinata di grano duro e 120 grammi di farina zero, 200 ml di acqua tiepida, un cucchiaino di sale, due cucchiai di olio d'oliva, un cucchiaino di zucchero e dagli 8 ai 10 grammi di lievito di birra. Questo è l'impasto. Si mescolano le farine, si fa sciogliere nei 200 ml di riso in due bicchieri, in uno un cucchiaino di sale, nell'altro il cucchiaino di zucchero con il lievito. Le farine si mescolano, si setacciano, si unisce i due cucchiai di olio. Mettiamo anche l'acqua con il lievito, iniziamo a impastare con un cucchiaio di legno e successivamente a seguire mettiamo anche l'acqua con il sale. Si impasta velocemente, l'importante è veramente agitare e lavorare tanto l'impasto perché ha bisogno di svegliare il glutine e di inserire aria, però è veloce. Si copre con della pellicola, adesso tempo di riposo, in questo caso 10-15 minuti, e poi l'andrò a stendere, o meglio, andrò a versare sulla teglia rivestita di carta forno e olio. Per il condimento abbiamo pomodori maturi, rossi, olive all'acqua e origano, e poi un miscuglio di acqua e un pochettino di sale sopra in superficie, poi un miscuglio di acqua e olio e poi in forno a 250 gradi per i primi 15 minuti e poi 5 soli minuti in modalità grill. Ottimo, Juanita, sei stata super dettagliata. Torniamo intanto da Cristina e andiamo avanti anche con la focaccia di Cristina. Sì. Vai Cristina. Fase finale. Allora, abbiamo steso il due strati, coperto il tutto, lo stracchino. A questo punto abbiamo una bella presa di sale spolverata sopra, olio di extravergine di oliva, di quello buono, si passa in questo modo, e con le dita si cerca, o con un pennellino, insomma, come si vuole, si cerca di spalmare uniformemente l'olio da tutte le parti. A questo punto è una cosa molto importante. Allora, non ho capito, scusami. Ah, vai Cristina, vai. Andiamo a fare dei pizzicotti nel sopra il secondo strato, in modo da intravedere il formaggio sotto. Questo permette in cottura al formaggio di sciogliersi e fuoriuscire da tutta la focaccia. Non andiamo ai due strati. È il tipico risultato della focaccia che poi contiene tipica di Recco o di Tassi. In questo modo. Non so se si vede. Sì, si vede. Ecco, a questo punto si deve infornare. A 220 gradi ventilato, 5-10 minuti, poi dipende un attimino dallo spessore che siete riusciti ad ottenere. Dipende dal vostro forno, perché ogni forno è diverso, e quindi dopo questo tempo il risultato si vede dopo. Io ho fatto il forno. Ecco, a posto. Ma non vedo l'ora veramente di vederle, purtroppo non dico di mangiarle perché non accadrà almeno oggi. Il teletrasporto non c'è ancora. Però Cristina succederà, oppure inventeranno il teletrasporto, ma una soluzione la troveremo. Se vieni in vacanza. Assolutamente. Intanto torniamo da Juanita, sì. Perché Cristina intanto ha infornato, quindi l'abbiamo completata, poi dopo la vedremo finita. Okay. Anzi, non so se hai già detto dettagli, rimango un attimo Cristina, dettagli della cottura che in forno è nel caso. Sì, non ho capito. No, se possiamo fare un piccolo recap della cottura per essere chiari, come tempistica. Ah, sì, ma io ho Juanita. Te, Cristina, te. Ah, ok. Allora, 220 gradi, ventilato dai 10,
hai 15 minuti, più o meno. Dipende poi dallo spessore, dipende dal forno. Comunque, ecco, temperatura abbastanza alta, a metà altezza del forno. Poi comunque si comincia ottimo a sentire dire. il profumino. Quando si comincia a sentire il profumo di focaccia e vederla bella dorata sopra, ora poi quando farò vedere il risultato finale, vi renderete conto quando è pronta. Quindi bisogna, siccome il tempo è molto minimo, bisogna tenerla d'occhio, perché ogni forno qua c'è un modo suo. È vero anche questo, bisogna sempre dare anche un'occhiata, diciamo. Un'occhiata. Torniamo da Juanita. Juanita, invece, sei infornato, che punto siamo? Torniamo da Juanita, perché la focaccia, la prima focaccia, quella che vi ho fatto vedere all'inizio, è già pronta. Tiro fuori dal forno. Ed eccola qua. È veramente, forse a quest'ora è meglio non vederle queste cose, perché adesso vedremo anche la focaccia di Cristina. Intanto quella di Juanita fa, diciamo, male al cuore e bene agli occhi. Juanita, raccontacela. Quindi abbiamo pomodorini. Allora, in superficie abbiamo pomodorini, olive all'acqua, origano, e naturalmente avevo messo la preparazione di acqua e olio. Deve essere dorata in superficie, quasi il pomodorino si deve bruciacchiare in alcuni punti. Io questo impasto, visto che rubo 5 minuti, questo impasto lo consiglio anche, questa è la tradizionale, però chi ha mamme con bimbi per una merenda può utilizzare, io l'ho sempre fatto, lo stesso impasto, realizzando delle focaccine piccole, anziché un unico impasto, sempre carta forno, olio, piccoli pezzettini, piccoli mucchietti di impasto, mettere pomodorini o solo origano o solo rosmarino, poi le cuocere in forno, una volta che sono fredde si mettono nelle bustine, si mettono a scongelare e quando è l'ora della merenda i bimbi mangeranno una focaccina sana, anche se magari, ecco, tutti i giorni a pianificare magari no, perché tantissime delle nostre amiche magari sono donne che lavorano, però si possono trovare una buona focaccia fatta dalla mamma, dalla nonna, un bel pezzo di formaggio e fanno una merenda sanissima. Ottimo, grazie anche dei consigli, Juanita. Tanto adesso andiamo invece dalla tesorina Cristina, così vediamo anche la sua focaccia finita per avere un altro, diciamo, un altro dolore. Vai Cristina. Ecco qui. Dato il tempo previsto, questo è il risultato finale. Ora la tagliamo in diretta. No, non farlo. Peccato non senti il profumo, perché veramente suona. Secondo me anche il rumore può essere molto invitante, perché può essere bello il rumore delle focacce. Vedi? Questo è il risultato. È buona calda, buona fredda, buona in tutti i modi. E con questa io farei un abbinamento. Ci può stare bene, allora io sono in una zona tipica vicino a Pompei, tipica del vino, e quindi era scontato mettere un bel vermentino, che secondo me ci sta ottimo, bene. Ottimo, mi piace Cristina che lo anticipi, perché adesso approfondiamo appunto l'argomento vino legato a queste allora, due ricette, quindi dopo andiamo anche da Juanita. Torna pure sul vino, Cristina. Allora, invece, continuo? No, il vino vai, vai. No, ho fatto il vino. Perché il vino, secondo me, ci sta molto bene, perché comunque è una cosa rustica, ci sta molto bene con una birra, però questa è una birra che viene fatta da un birrificio qua vicino a noi, artigianale, ed è agrumata. È perfetta, si sposa perché sgrassa la parte grassa del formaggio. E secondo me questo è un abbinamento alternativo al vermentino bianco, cioè il vermentino toscano, ligure, come uno vuole mettere, insomma, bello fresco, fresco e ritrovato. No, assolutamente un abbinamento interessante, io dicevo vino appunto per essere generico, ma è davvero interessante, quello deve essere un aperitivo, non so se lo berrete e mangerete adesso per cena aperitivo, ma vi divertirete oggi.
Sì, questa è versatile, puoi fare l'aperitivo, tagliata piccola, puoi fare un secondo, se vuoi fare una scampagnata te la porti dietro, la mangi, cioè va bene sempre, al mare, in montagna. È molto versatile come piatto. Come hai visto, Assolutamente. la focaccia di Vanita, la stessa cosa. Vero, vero. La tua probabilmente è più neutra, quindi può adattarsi di più magari a farciture, a cose diverse, perché là ci sono dai pomodorini. Adesso anche Juanita si confermerà o meno. Se pasta cuoce nel tempo, c'è un secondo piatto alternativo fatto con gli avanzi della pasta con i ricambi. E se si cuoce in tempo, metto in tavola la prossima Allora lo birra. aspettiamo, quando torniamo da te ci auguriamo di vederlo, se no dopo ce lo racconterai e basta. Va Andiamo da bene. Juanita. Juanita, prima di chiederti l'abbinamento, diciamo, vino, birra, che ti consigli per accompagnarci, Marci su Instagram chiedeva se puoi far vedere i pomodori che usi o comunque che tipologia sono i pomodori da utilizzare. Di Roma, pomodori tondi o anche piccadilli, l'importante è che sono rossi e maturi. Ciliegini no, datterini, perché essendo piccoli si andrebbero veramente a perdere, andrebbero anche giù nell'impasto. Neanche un cuore di bue, cioè pomodori comunque rossi. No, no, i cuori di bue sono un po' più per insalata. Io chiedo Esatto. altro un Roma, insomma, un piccadilli va benissimo. L'ideale sarebbe un Roma, insomma, Sì, va comunque non bene. un pomodoro resistente, diciamo, che si No. deve. Ok. Filippo, io ti vorrei far vedere il passaggio del lievitato nella teglia. Sì, vai pure. Allora, io ho messo della carta forno, però potete anche non metterla. Un girino d'olio. Questo che ho messo è veramente pochissimo per la focaccia barese, perché nella focaccia barese ce ne sta. Mi sporco le mani d'olio in questo modo. Vado a prelevare l'impasto che ha fatto già una parziale lievitazione, sposto più la cetra, e con i polpastrelli vado a stendere l'impasto. Lo lascerò, non devo insistere perché inizialmente non riuscirò a stenderlo perfettamente per tutta la circonferenza della teglia. Farò quello che è possibile fare, insomma, nel limite della lievitazione che ha fatto. Vedete, anche perché si ritira ancora. Perciò nel momento in cui ho più o meno steso questo impasto, lo prendo, lo metterò da parte, lo farò lievitare. Nel momento in cui ha lievitato circa una mezz'oretta con le dosi che vi ho dato, poi dipende dal caldo che fa, insomma, nelle vostre case, vado nel procedimento che avete visto all'inizio. Pomodorini, origano, olive, pomodori aperti con le mani e poi un battuto, diciamo, un'emulsione di olio ed acqua sopra e un pochettino di sale. Io naturalmente, come è stato anche per l'amica Cristina, la focaccia era già pronta, l'ho sistemata qui, pronta per essere tagliata e mangiata. Allora, a Bari, Filippo, la focaccia è anche come è stato per i taralli, è birra, birra ghiacciata. Però va bene sia con un bianco che con un rosso, diciamo che anche per questo piatto della tradizione non teme vino, può essere abbinato veramente con qualsiasi cosa. Però a Bari la tradizione vuole birra ghiacciata. E Un pezzo grande di focaccia. un trancio di focaccia. Solitamente quando si entra nei panifici si chiede, perché anche uno street food, no? Si chiede un trancio di focaccia e una birra. A Bari già ti danno quella birra. Cioè, per loro è una cioè, è proprio una prassi. Se tu entri e poi chiedi un'altra birra, dicono: è una cosa strana, per loro quando tu dici trancio di P, trancio D, e quando nelle panetterie si va a comprare la focaccia barese, non si dice voglio una focaccia, si dice una ruota di focaccia. Una ruota? Sì. Ora, tutte queste cose le annoto così da sembrare sempre uno del luogo. È certo. Va
non devo pronunciare le Z, su quello poi ci proverò. Invece andiamo da Cristina. Io non so se c'è qualche termine invece a Recca o a Cecina dove per chiedere la focaccia. No, non c'è, almeno che sappia io, no, c'è niente. Focaccia al formaggio e basta. Come premesso, sono riuscita a sfornare anche i ritagli, che vengono queste sfogliette belle salate. Bisogna abbondare un pochino del sale con l'olio e una spruzzata d'acqua sopra, o vino bianco, a seconda come si vuole, in forno, pochissimi minuti. Viene fuori questa sfoglietta, che credetemi sono veramente buone come aperitivo, come tutto. E questa, in pochi minuti si preparava, è già pronta la focaccia cotta, quella che abbiamo fatto insieme. Eccola qui. Questa, visto, pochissimi minuti ed è pronta. Davvero, vedi, le Cesarine insegnano che non si butta mai via niente. Non si butta nulla, mai, poi non mangiare mai proprio. C'è sempre da fare qualcosa di buono. Sì. Poi, vabbè, questa è una pasta molto, molto particolare, una pasta che si presta a fare panzerotti, anche cotti nella padella, con un ripieno tipo pomodoro mozzarella, piuttosto che formaggio e prosciutto, insomma, uno va poi al gusto. Cotta in padella, chiusa al libro, siccicolata nella forchetta, viene buona anche questa pasta, si presta anche per queste cose. Magari non sottile sottile, un pochino più spessa, e viene, si presta anche a questo. È molto particolare. Poi è leggera, perché comunque non ha lievito, ed è una pasta anche veloce. L'unica cosa che non deve lievitare, ma ripeto, mi raccomando, farla riposare, perché più la pasta riposa, più diventa elastica nella lavorata. Ed è fondamentale questo passaggio, perché se no non si ottiene una sfoglia molto sottile, perché già se è un po' più spessa è buona lo stesso, perché gli ingredienti sono buoni, però resta non il classico gusto dell'originale. Sì, io vi ringrazio perché oggi ci avete fatto veramente fare un tuffo nella tradizione perché i panificati sono sicuramente tra le cose più inserite, no, nella tradizione culturale di una zona. Tra l'altro mi piace che entrambe avete consigliato la birra, Juanita ha fatto più enfasi sul fatto che debba essere ghiacciata, anche perché quella di, ad esempio, consigliata da Cristina è una birra che non deve, non per forza va servita ghiacciata, mi sembra un No, errore, non no, no, bene ghiacciata, la birra sempre fredda va servita, poi la birra artigianale questa è una dipende dalle fantasia. birre, ma tende, dipende dalle birre, dai, qualche birra meno fredda esiste, come poi anche per i vini. Detto questo, Cristina, è stata davvero una ricetta bellissima. Adesso, prima dei saluti, andiamo un attimo da Juanita anche a rivedere la sua focaccia, che tra l'altro anche per decidere, no, nei nostri, diciamo, cuori e pensieri qual è quella preferita, anche nelle differenze quella di Juanita è più alta, ad esempio. Dipende dalla grandezza della teglia. In realtà questa nasce per essere alta circa un massimo 2 centimetri, massimo. Tra l'altro siete fortunate, Juanita Cristina, perché vi dico solo a volo che avete anche i complimenti dalla regia, perché Paolo, che ringraziamo, che ci permette sempre, è sbalordito. Non so se le proverà a fare, perché entrambi non siamo pochi, però molto interessante. Filippo, perdonami, la stessa ricetta può essere anche un mix di farina con i cereali, di grano arso oppure col farro. La tradizione è questa, però ci si può divertire con altre farine. Il mio consiglio è farro, cereali e grano arso. Qual è il tuo consiglio? Perdonami, che ho sentito poco io. Queste farine che vi ho dato, la semola rimacinata e la farina zero, sono quelle classiche, insomma, per la focaccia barese. Però se vogliono sperimentare con altre farine, io suggerisco la farina di farro, sempre mischiata alla farina zero o alla semola rimacinata di grano duro, oppure quella ai cereali o quella di grano arso. Ottimo, grazie Juanita, che i consigli sono tantissimi. Prima di salutarvi e ringraziarvi perché davvero è stato molto interessante, io ricordo a tutti, oltre che di condividere il video nel caso l'abbiate ritenuto interessante,
Vi ricordo un attimo il nostro prossimo appuntamento perché Cesarini TV torna. Noi ci vediamo anche lunedì 19 aprile, sempre all'ora 19, con la Cesarina Anna, per la pasta e patate con provola direttamente da Napoli. Mentre mercoledì 21 aprile, la Cesarina Franca, sempre alle ore 19, direttamente dalla Val d'Aosta, impareremo a fare la crema di cogne con tegole. Quindi due ricette molto particolari, mi raccomando, attivate anche le notifiche e state sintonizzati. Torniamo alle nostre Cesarine, andiamo un attimo a Cecina dalla Cesarina Cristina, che salutiamo e ringraziamo tantissimo perché è stata davvero una focaccia bellissima. Vi ringrazio, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e alla prossima, veramente è stata una bella opportunità. Grazie veramente. Ciao a tutti. Ciao Cristina, ciao Anita, vale le stesse cose che per te perché è stata davvero bellissima, proverò a farle sicuramente entrambe. Io saluto Cristina, che è stato un piacere essere in sfida con lei, e saluto tutti quelli che ci hanno seguito oggi. Anch'io saluto Vanita, altrettanto. Ottimo, beh, da magari nasce anche un'amicizia ai fornelli, come spesso succede tra le nostre Cesarine. Quindi con i bicchieri in mano vi lascio il brindisi, vi ringrazio ancora, Juanita Cristina. Ciao a tutti e buon weekend. Anche se domani è venerdì, ma noi ci vediamo direttamente lunedì. Ciao a tutti, ciao Cristina, ciao Juanita. Ciao ciao.